l'importanza che quel ponte ha non solo per Maiolati ma per l'intera Moglie, per collegare l'intero territorio. Con lo stesso criterio, visto e considerato l'importanza dell'impianto per Moglie, per i cittadini e delle strutture sportive, è stato sollecitato a utilizzare analoga considerazione. Per cui, fatto tutte queste considerazioni, considerato anche la generazione dell'indotto, considerate che fanno delle manifestazioni a livello mondiale, fanno manifestazioni molte, qui ci sono atleti che vengono dal Brasile, che vengono dall'Australia, sono stati olimpionici, medaglie olimpiche, eccetera, e in quel periodo quei tre giorni coprono totalmente l'intera struttura di ristrutturazione, di ospitalità che c'è con il nostro comune e nei comuni vicini. Quindi tutto questo considerato, sottoscrizione di quote in sede domani di capitale sociale CIS per 1 milione di euro, da far salire la quota di partecipazione del comune di Maiolati Spontini all'interno della società dal 16,6 al 18,76% ed avrà rilevanza sia ai fini della partecipazione al capitale che della partecipazione agli utili. Apporto di un contributo a fondo perduto in conto impianto esclusivamente vincolato quindi alla realizzazione della piscina di 500.000 euro che sarà versato dai comuni in un momento successivo solo ad opera iniziata con modalità e termini che saranno definiti in apposita convenzione. Considerato che in sede di assestamento quanto a consigliere numero 90 del 30 luglio 2009 si era prodotto ad esempio lo stanziamento di 1,5 milioni, ha capito bene, quale conferimento di capitale successivamente confermato con altro consigliere e che compatibilmente con il patto di stabilità. Sì, giustamente posso arrivare il segretario che qui la delibera è in completo, nel senso che esclusivamente vincolato quindi alla realizzazione della piscina, è un ampliamento, che non è una realizzazione della piscina, ex novo, ma un ampliamento di circolazione. Alla luce della nuova ipotesi, la partecipazione risulta necessaria. Quindi, contabili, provvedete con personale di definizione del rendiconto per l'esercizio 2009, che sarà oggetto del consiglio finale, alla rideterminazione del residuo passivo a capitolo di spesa di 500.000 euro, che confluirà nell'avanzo di amministrazione 2009, quale l'avanzo vincolato per essere successivamente destinato a fondo del CSSRL come trasferimento in conto capitale. Chiudo informandovi sul fatto che pochi giorni fa il CDA del CIS ha deliberato l'affidamento della progettazione al team di progettisti che era già stato selezionato per la progettazione di Massima, hanno avuto 30 giorni di tempo per la progettazione definitiva, ulteriori 30 giorni di tempo per la progettazione esecutiva, fatto salvo, cioè questi giorni decorrono da quando il CIS avrà trasmesso tutti i permessi, le autorizzazioni e quant'altro necessario per procedere con la progettazione. È aperta la discussione. Chi chiede intervenire? Martini? Ma lui per dire non c'è la contrarietà, perché poi in questo discorso siamo stati, no? Ormai la terza volta che studiamo la piscina, una volta con una fase di assestamento, insomma, no? Ci trovavamo lì 1,5 milioni di euro dicendo che sarebbe servito per la piscina, noi abbiamo riparlato con una seconda battuta, questa seconda battuta è avvenuta a dicembre, no? E anche lì insomma, ci siamo trovati di fronte a dei fatti compiuti, insomma, e quindi a questa decisione di investire sull'aumento di quote del CIS, sapendo anche, conoscendo anche i malumori, no, che si erano manifestati all'interno anche dell'OICE, eccetera. Malumori, qualcosa che capirà anche dal discorso della piscina, insomma, la mantenendo, no, una quota di 1,5 milioni cavi, nel giugno, per mantenere, no, anche un clima sereno, c'è scritto, no, che contraddistingue sempre le cose. Ecco, quindi la modalità con cui andiamo avanti questa pratica, insomma, ci appare un po' così. Non sappiamo niente ancora, pur realizzandosi nel nostro comune, insomma, noi, essendo parte del nostro tessuto urbano, riconoscendo sicuramente la positività del fatto che ci sia una piscina che sia funzionale, perché questo sia inutile per tutti e beneficio anche della nostra collettività, però ecco, così. Prendiamo questi atti.
il secondo spasso, una trattativa che si svolge comunque lontano dalla nostra capacità anche decisionale, e non conosciamo che cosa verrà fuori da questo, come sarà questa città delle gare. Qualcuno immagina, insomma, dello sport che riqualificherà anche l'area, e quindi non siamo partecipi a questa fase, diciamo, creativa e decisionale, per cui ribadiamo la nostra contrarietà. Mi associo a quanto ha detto Bertini. L'unica cosa che vorrei aggiungere è che trovo stonato l'invocazione allo spirito solidale e consortile, per carità, avrà contraddistinto il CIS, ma non ha contraddistinto il rapporto con gli altri comuni in altre situazioni, come quello come la situazione della nostra discarica, dove il comune Maiorati è stato lasciato completamente solo. Quindi non si può invocare una solidarietà consortile quando fa comodo e dimenticarsi questa solidarietà, che più che consortile deve essere una solidarietà di luogo comune, perché qui siamo tutti in zona, siamo tutti i comuni qua intorno in realtà rappresentano un'unica entità territoriale, anche se sono frazionati, cioè non ci si può ricordarvi questa solidarietà a fasi alterne, quando fa comodo e quando non fa comodo. Quindi io sono assolutamente contrario a questa solidarietà, che trovo invocata in questa sede piuttosto pelosa e piuttosto fuori luogo, insomma. Comunque non per difendere i colleghi sindaci, perché con questo ci siamo confrontati francamente in altre situazioni che molti comuni hanno portato in consiglio di battuta e approvato gli ordini del giorno che sono partiti dal comune della Rispontini. Quella di un'unità di scarica? Sì. Non tutti, ma molti hanno approvato, sono stati solidari. Almeno che ricordo io, Castelbranio, Castelbellino, Montegalotto hanno approvato anche gli ultimi. Paesi solidari anche in altre situazioni, soprattutto la parte di Castelbellino, che è il comune che sopporta il maggior impatto indiretto, nel senso che il numero di camion che passa sulle loro strade è sicuramente il maggiore rispetto a quelli che dal nord, insomma, che da Fabriano. Tutti quelli che vengono dalla zona sud passano sud-est, ovest, per esempio sud e qua, nord e giù, infatti quella via nord è quella di sotto. Per quanto riguarda la conoscenza, l'impegno che posso prendere io, che appena sarà redatto il progetto definitivo, prima di passare all'esecutivo, di convocare apposita riunione, vediamo se il Consiglio Comunale, se la Commissione, o comunque dare modo ai consiglieri di prendere atto del progetto. Adesso capisco che quello che posso dire io possa suonare l'interesse di parte, ma è un progetto di riqualificazione vera dell'area. Il vincolo che aveva posto il Comune della Rispontini non avrebbe mai partecipato a una semplice ristrutturazione della piscina, perché sarebbe stato un intervento a breve termine, non avrebbe dato risposta alla crescente domanda e comunque non sarebbe stato funzionale per le esigenze del territorio. Abbiamo chiesto un ampliamento, ci è stato abbozzato una soluzione che ci è sembrata molto interessante, che riqualifica l'impianto in quanto tale, che può essere realizzato anche in lotti, che deve essere realizzato in lotti successivi, in realtà da non interrompere l'attività se non immediatamente, per cui in linea di massima si è raggiunto l'accordo con la vasca, quella di gara, sarà ristrutturata solo dopo l'inaugurazione dell'impianto di analoga corsia sulla zona a fianco. Potrebbe essere sacrificata nel periodo dei lavori la piscina, quella dove sguazzano i bambini, dove si fa l'abitazione, perché non è possibile costruire un corpo nuovo completamente staccato, ma che si integra. Una battuta è la detenzione che si. Sono stati verificati tutti i parametri, l'avevo precisato l'altra volta l'altro consiglio, perché la zona è interessata non soltanto dalla piscina, ma dalla lottizzazione. È uno dei ritardi con cui è stata presentata l'autorizzazione, come si chiama? L'autorizzazione. Va bene, quella era stata perché dovevano raggiungere un accordo con RFI, la rete ferroviaria italiana, per l'utilizzazione della concomitanza della protezione. Quindi in quel momento si è fatta una concertazione a tre CIS, Comune della Rispontini e proprietari lottizzanti, per trovare una soluzione che prevede, se vi ricordate, una rotatoria all'uscita dell'attuale parcheggio, cioè l'attuale parcheggio viene spostata più verso Moglie, in realtà entrava in concomitanza con l'uscita dell'autorizzazione,